Ragazzi. Ragazzi. È un po' troppo che non giochiamo The Binding of Isaac. E vedo che il server di Twitch sta lagghicchiando, quindi per ora abbasseremo leggermente la qualità. Non dovrebbe avere problemi. Siete mancati tantissimo. Siete mancati anche in nome del fatto che ora si comincia a fare un percorso decisamente più fluido, meno, diciamo, contorto intorno all'idea di una challenge molto difficile, quale potrà essere magari, immagino, continuare Tainted Jacob, giocare Tainted Lost, fare gli ultimi completion mark con Lost, insomma. Ah, meno restrittivo è il termine giusto, Kerios, grazie. Meno restrittivo perché permette di giocare più liberamente. Uxemeli, Menos, Adri, Venom Snack, Varielart, Garados, grazie. Foreclose, che si reiscrive per 54 mesi, welcome back. Grazie dell'hype train, ragazzi. A proposito di challenge, me ne manca più di una. Perché io ho, ops, la 41 fatta, la 44 fatta, Red Dead Redemption, che abbiamo anche promesso di rigiocare un giorno, e ci mancano la 42 e la 43. Tuttavia, nel mentre tutti si preparano a perdere punti, io sono felice di stare qua con voi, finalmente, di nuovo, per giocare un po' insieme. Non vedo l'ora di trovare anche più ritmo per poterlo fare più spesso. E sapete, noi non abbiamo praticamente nessun Tainted. Ho sentito parlare che esiste la 45, ma credo che debba essere sbloccata in qualche modo. Quindi. D'accordo, abbiamo anche appunto i mod e la chat. Ragazzi. Ragazzi. Chat, non cominciate. Non ho la 45. Non c'è. Non c'è. Anche se ho capito che esiste, anche se avete spammato per settimane, con enorme dolcezza e passione, il fatto che dopo la lista ce n'è una segreta nascosta invisibile, se premo giù e non succede niente, vuol dire che chiaramente va sbloccata. Non ce l'ho la 45. Sarà sicuramente un unlock, immagino, dopo che tutte le altre sono state fatte, no? Per il resto... Allora. Giochiamo, perché a quanto mi sta venendo detto, The Forgotten, Kaino e Eden, una volta sbloccati i loro Tainted, fanno unlock. Ah, ok, la 45 si sblocca con Tainted Eden. E allora ecco perché io stavo dicendo, mentre io lucubravo, perché praticamente ho detto, mi è stato detto che questi tre personaggi sbloccano delle challenge, ma ne mancano due, quindi se la terza non è dopo che le hai sconfitte tutte, allora sarà il terzo personaggio. Va bene. Allora, io direi, che ne pensate se quindi per variare, ancora di più il gameplay, piuttosto che fare... tutto in fila, giochiamo subito i personaggi che sbloccano le challenge e facciamo Tainted Challenge, Tainted Challenge, Tainted Challenge, e poi cominciamo a giocarci Tainted Run, perché il Tainted di prima era Tainted Unlock, no? Tainted Run, Gridir, Tainted Run, Gridir, Tainted Run, Gridir, e yada yada yada, che poi avremo anche incrociate con Run non Tainted di Mother. Ok, quindi andando comunque in mezzo ordine, il primo è Kaino. Luckfoot, Paperclip, meno 18. Non è vero, abbiamo giocato e vinto un sacco di cose, semplicemente non arrivavamo fine run. Allora, vediamo un po'. Mi sono dimenticato i reward. Sono subito con voi. Come
Come sono i volumi? Sono ok? State bene? Ok. Si comincia subito con un gentilissimo idratati, nel mentre però io, prima di ogni altra cosa, vi ringrazio per l'hype train. Ogni inizio partita è un hype train di livello 5 e è preziosissimo. Benvenuti, bentornati, grazie del supporto. Jolibert Waxwell, Robby Quangiana, Scotty Ghost, Federico, Italo Guaiano. Grazie, Poly Destroyer, Sergio, Gamerita, Gamer Ita immagino, Andy Nekokun, Uxa My Flame. Grazie, fight, cominciamo a giocare. Anche se ho spostato una finestra per sbaglio. Ok. Perdonatemi l'intro sempre molto tecnica, ma ora ci buttiamo in partita. Purtroppo Blue Note, io so benissimo, grazie al vostro chiacchiericcio in chat che leggo ogni volta che posso, adesso che abbiamo sbloccato lo free spoiler, perché nelle prime partite, fino a che non avevo visto le nuove meccaniche e contenuti, non volevo spoiler. Le abbiamo affrontate blind, adesso abbiamo il free spoiler. E so che esiste il planetario, so che si sblocca non aprendo le treasure room, ma devi prima fare l'unlock della meccanica planetario e non l'ho ancora sbloccato. Mi servono tre oggetti mistici, no? Che siano astrologia oppure magia, tipo la Magic 8 Ball e così via, ma non ce l'ho. Grazie del Life Train e via. Kane, Art, go! E senza fretta, ci facciamo una bella partita fatta bene. Ok? Via! Mamma mia, quanto mi mancava. Oh, giusto. L'F2 non sempre durante le partite, non ancora. Dai, Mike, coglici! Bad guess. Che fortuna, un drop a stanza! Ecco, l'unica cosa che vorrei, non mi spoileraste, per favore, no? Sono i tainted, cioè io non so quali sono le meccaniche uniche e voglio godermele. Questo era non un attivo, vero? È infatti Bomber Boy. Carino, ti mette come in Bomberman. Oh, vi prometto che su Tsuturima porterò Bomberman. Da piccolo impazzivo per Bomberman. Allora. Ok, il negozio. Wow! Quanto mi piacciono le bombe di Bomberman. Allora, sapete che sì, potrebbe essere la secret qua. Potrebbe. Ragazzi, non so quanti di voi hanno questa sensazione. Io un pochino ce l'ho. Bella forte. Quando vedo l'esplosione a croce di Bomberman, mi viene una piccola, positivissima, dolcissima fitta al petto. Di reale nostalgia. Cioè, percepisco proprio nostalgia. Mi fa... Ah, la bomba di Bomberman. Comunque. Speed up! Limon Party.
Puberty. Oh! Allora, stai attento. Vuoi anche fare l'effetto di I'm excited del Broken Watch. Stai sempre vigile, lo so. Lo so, lo so. Lo so. Non sono molto emozionato, ma... Dopo tante run così sofferte e legate a meccaniche soffocanti di sfida e di maledettamente sempre presente Dark Esaù, basta! Finalmente basta! Anche quando Red Redemption speravo che fosse una challenge diversa. Gesù santo! Grazie, anonimo donatore delle saldonate, e grazie a tutte del continuo supporto anche dopo Life Train. Vale tanto, ragazzi. I'm excited. Oh, duri, eh? Quanto duri? Dai. Io ricordo voi cacchine cosa avete fatto alla mia run. Quanto sono belle. Quanto è bello del bambino Isaac. Ed è incredibile quanto ci sia da fare. Lo spirito dell'arcade extra non mi aspettavo che sarebbe durato tanto, perché non sapevo dell'esistenza dei Tainted. Boom. Purine heart. Temperance. Ok. Non particolarmente emozionante, ma decisamente buono. In Repentance non è più danno da rimozione del patto, vero? Non mi dimenticherò del trinket. Grazie. Questa run per ora non è proprio top tier, ma... mi piace fare questi rischi. Qual è il personaggio più forte del gioco, mi chiede Giga Chat Kintaro. Dipende. Dipende. Comincio a pensare che in alcune particolarità del suo funzionamento The Forgotten possa essere tra questi, onestamente. Ma lo dico da molto, molto, molto... No, la cesta è un Mimiclivas. Non posso. Cioè, sì, posso. Azazel è rottissimo, ma non è il più forte, secondo me. Azazel è più furbetto. Probabilmente sì, Isaac col D6 è tra i più forti in assoluto. Giustamente, giustamente. Non ci avevo mica pensato. Non che la chiave fosse particolarmente preziosa, ma devo anche stare attento a non finire i soldi della donation machine. È vero che ho fatto completismo durante lo spirito dell'arcade, ma questo non significa dover sacrificare per forza fino all'ultima moneta quello che ho accumulato. No, poverino. Proprio un boss che è rallentato. Carino, ti fa capire proprio quando parte il proiettile. Vediamo come vanno le scommesse. Oh, oh, equilibrate ma con tifo nei miei confronti. Interessante.
Che culo. Che culo. Allora, che vogliamo fare? Vi faccio una domanda. Ero curioso di controllare. Gli angeli sono sempre interessanti, ma sapete che quando non ho una particolare difficoltà in testa, dico, giochiamo. Aprire gli scrigni non significa accettare il patto di Satana, vero? La fortuna l'ho persa. Non è assolutamente bella come speravo. Vogliamo provare a tirare a indovinare? Ok. Nice! Io non ho distrutto il Beggar con le monete argentate per sfida RNG, e ho vinto. Vorrei fare una domanda alla chat. Ragazzi, ricordatemi questa cosa e fatemi sapere invece se è stata cambiata in Repentance. Se io togliessi l'ultima metà di cuore rosso, morirebbe il personaggio? O può sopravvivere con zero cuori grazie ai Soul Heart? Perché in teoria dovrebbe morire. Posso andare a zero? Vive, non muori. Ma non è sempre stato così, vero? O mi ricordo male? È stata cambiata! Ok. Lasciamo perdere. Ma non è sempre stato così. Perché io mi ricordo che adesso c'è anche il glow rosso intorno ai cuori, no? L'ho già fatto in passato sempre in Repentance. Esatto, esatto. Ok, ok. Vabbè. Ok, andiamo. Ho saltato un Soul Heart. Davvero? Ma il range? Non pervenuto? Ma la Cricket's Head non esiste più? Cioè, hanno bannato la Cricket's Head? O non si trova più negli scrigni? Mi ricordo che mi aveva detto che non c'era più negli scrigni, vero? È rarissima ora. Non ci arrivo! Arriva il Robo Baby a colpirle? Robo Baby, vai! Per favore, Robo Baby! Oh, sì, sì! Oh! I am the chosen one. Non contro Dogma, però insomma. La Mum's Box. Decisamente buona. Decisamente buona. Doppie monete adesso. Paperclip però mi sa che è meglio. Non lo so. Se trovo cancer adesso. Secondo me è meglio la clip, vero? Teniamoci lo Soul Web Penny.
Così lo possiamo lasciare nel... Però Paperclip non riceve bonus. Cioè, non credo riceva bonus. Che può fare la Paperclip con Mums Box? No bonus, infatti. È bello giocare insieme, ragazzi. Quanto mi mancava giocare Isaac insieme. Da morire. Mi sento così fresco nel poter giocare. E che pizza? Sì, ma abbiamo veramente una grossa problematica di damage. Certo che Mike, quando non è completamente stanco, se la cava un po'. May you see your destination. Questo ti dice al 25%, è il famoso 25% che avevamo avuto nell'altra run. Non è così importante, onestamente. Si alza al 50, è vero, si alza al 50. Però non abbiamo fretta, no? Ma non è full map, ti mostra soltanto i... Mi state convincendo. Mamma mia, quanto poco male facciamo. E io per ora voglio esplorare la mappa completamente, infatti. Cavolo, ragazzi. Che situazionina. Ai ai ai. Almeno tira se range up, esatto. No! Stavamo per prendere perfection. Oh merda. Ma non ho neanche il buco revelation. Perché succede questo? Strano seed questo, eh? Non proprio la delirium run. Anche se l'ho già fatto con Kayle. Ok. Ehi. Cursed room, dai. Peccato, ho già cappato. No, non voglio utilizzare l'attivo in questo piano, voglio farlo dal prossimo. Era un bel trinket quello da raddoppiare comunque. Ok, andiamo. Il fagiolo mi ha salvato, insomma. Matteo, grazie. Pazzico, Tyron K, Anonymous, ancora grazie delle sub, grazie del supporto. Let's go. Faith up. Ok,
che raddoppiato non credo faccia nulla. Vogliamo controllare? Ah, More Eternal Hearts Appear. È vero. È vero. È lui. Non lo so. Come potrete notare, è bello poter vedere le stanze. Però preferisco questo. Se il suo punteggio aumenta, mi interessa molto. Ok. Vabbè, questo è carino, eh. Questo è carino che se la cava bene con... Allora. Volare mi farebbe molto piacere. No. Queste stanze giganti con pochi danni. Vabbè che ora almeno abbiamo... Wow! Wow, ma che cazzo! Scusate la parolaccia, ecco. No, è successo... Cioè, avete visto? Eh no, esatto, Tanokami, per quello ho detto è carino che se la cava bene con le pillole. Allora. Infatti Kaino è uno dei personaggi più facili da usare. Non come Sansone, che ha quell'RNG nascosto di fare run di merda. Scusate. Ma ricordo. Sì, ma vorrei anche... Vabbè. Questo è... Lazzaro, scusate, è vero, Lazzaro. No, no, comunque è uno scherzo, è meme. Non è vero. Questi grid piccoli sono fastidiosissimi, hanno sempre un sacco di HP. Woohoo! Woo! Più che altro... Ha una bomba? Una bomba? Vi fa schifo una bomba? È un grosso problema. Questa run è un grossissimo problema. Veramente un grossissimo. A che piano siamo? Noi siamo adesso al C1, vero? Cazzarola. Un boss item qua ci serve ormai. Ma che R? Ma quando mai? Assolutamente no. Questo era buono. Ma non per noi. L'ho frainteso. Niente, pensavo che fosse un'altra cosina. Facciamo la boss fight. Ho bisogno di... Poverino, rallentato. Avevo completamente frainteso il trinket. Proprio i colori mi hanno fregato. Poverino. Non proprio danno, però almeno. Sono buonissimi entrambi. Questo non vale un cuore. E questo non vale un cuore. Nel senso che non sono così buoni da toglierci il patto con gli angeli, ragazzi. Mi dispiace. Spooky è carino. Non è forte, è carino. Sono d'accordo col fatto che non è da buttare. Però siamo onesti, eh.
Allora, quello che posso fare a questo punto è cercare monete e comprare la Pandora's Box. Non ho molte alternative. Aia! Li ho messi uno contro l'altro. Che storia orribile. Allora, che facciamo? Intanto prendiamo le bombe qua. Poi prendo un soul art perché male non fa. Poi abbiamo la stanza, quella piena di cosine buone. Però qua non posso, cioè sarebbe prendere danno, quindi non vale la pena. Esploriamo. Comunque l'aggressività. Ah no, questo non serve a niente. Mi fa diventare The Lost. If he's unlocked. Ah, ok, no. Che per carità volerebbe dire forse sbloccare Tainted Lost. La fortuna aumenta. Questa stanza. Basta, lasciate stare Kaino che non ha range. Dategli speranza. The Moon! Che emozione. Ok. Allora, questa boss room ci offrirà. Questo boss item ci offrirà qualcosa di buono o no? Perché io ormai sono disperato. Ragazzi, ma che seed è? Che seed è? Io non ho parole. Non ho parole. Ah, vediamo un po' se posso. Io non ho parole. Ma è un seed incredibile. È un seed incredibile, vi dico. La pillola è Tears Up. Però. Non lo so. Due cuori? Due cuori per Tears. Facciamo così. Ah, giusto! Bravo! Vincenzo. Smart! Cracco, anche tu. Tutti! Super smart! Non avevo avuto questa intuizione. Interessante questo arcade. Non male. Molto figo. Ok. Oh, non Cesi, scusa. Grazie a tutti. E vabbè, andiamo. Non ho molto all'attacco con altro. Andiamo. No? È il momento di andare. Tanto per ora. L'ho già lasciato un trinket. L'ho già lasciato un trinket nella borsa. Facciamo di nuovo. Ma l'ho già fatto.
Ma non posso accumulare red keys, quindi posso, sì, posso spawnare qualche porta. Che ansia! Che bordello! Woo-hoo! Ragazzi, ma che PG è, dai? È un PG da secondo piano questo. Almeno, ma non è danno comunque, ma almeno. Oh! Oh! Ok. Ok, non importa, non importa. È uno scambio che faccio volentieri, ragazzi. Cioè, ora si può lavorare sul range. Ah, sapete che il boomerang... Sapete che il boomerang a questo punto comincia a essere interessante, vero? Sono stato scemo. Lo so, la box... Ok, ora possiamo combattere. Ora siamo un personaggio più competente. Mamma mia. Ok. Non proprio la stanza perfetta per... Molto bene, poi. Maledetto. Allora, seguitemi. Vediamo un po' che possiamo fare. Eh no! Lasciatemi stare, non mi incastrate! Ma ti pare che potete essere così antipatici da creare il... No. Mamma mia, che stanza infame, a maggior ragione, con... questi proiettili cicciotti che mi hanno fatto perdere di vista dove fosse il mio personaggio a causa della mia incapacità di muovermi bene all'inizio della stanza. Ok. Hesitation is defeat. Sì, ma... Non è proprio un personaggio da dogma questo. Vabbè.
se non provo il tutto per tutto, ormai... Addio chiavi. Che succede? Tutti disperati. Che cosa è successo di brutto? Che cosa è successo di brutto? Addio chiavi. Che cosa succede? Ah, vabbè. Non preoccupatevi, Guppy's Tail non è un malus. Allora. Ok. Ma l'attivo tanto ormai... Ma è dorato speciale? Ah no, ok. Che... Mamma mia, quanto è difficile però sta cosa. Ovviamente no, Cancer è imbattibile. Imbattibile. Però... il 15% sarebbe il 30 in questo caso, un terzo. Però, ragazzi... Servirebbe un bel gulp, esatto. Esatto. Gulp che non abbiamo. Gulp che non abbiamo. A proposito. Va bene. Dai. Belli HP, bellini, carini. Però, vabbè, il fagiolo non sta diventando negativo come sembrasse. E... ho 12 bombe. Lo shop non è più così interessante, onestamente. Sì, no, l'oggetto migliore fino ad ora è Cancer. Assolutamente, Cancer. Va bene, siamo arrivati al mausoleo, ragazzi. Non ho parole. Siamo arrivati senza... Pur vero che l'obiettivo per me era sbloccare Tainted, penso che a questo punto abbiamo vinto. Non so se il Completion Mark è a portata di mano. Piani Tainted non possono sconfiggerci, è Dogma che può sconfiggerci. Al di là della Nemesi nera, quella che ci butta contro un mostro incredibile. Vabbè, non potevo non provare. Non potevo non provare. Allora... giusto, Tanokami. Non ci arrivo.
Con Poison Tear sarebbe essere fighissima. Oh, mamma mia. Oh, oh no! They are excited! They are excited! Ok. Experimental pill. Ma dai! Cioè, questo dura di più e poi viene raddoppiato? È meglio cancer? Dipende. Fatemi prendere danno. Ho capito, ma io ho un orbitale. Vogliamo fare una cosa? Facciamo una cosa. Ci sarà una... Come si chiama? Blind Rage, scusate, eh. A questo punto wikiamo. Q&A. Qual è, a tuo parere, il miglior gioco della generazione passata? Dipende. Dipende da che cosa vogliamo intendere come miglior videogioco. Perché... Aspettate, è una domanda da talk, però in realtà posso rispondere. Prima però voglio controllare... Non c'è scritto quanti sono i frame. Però non c'è scritto quanto sono i frame. E la Mom's Box triplica l'effetto, non lo quadruplica. Vale la pena comunque. Provare, onestamente. Decisamente. Comunque, per quanto riguarda la domanda di... Dov'è? Oh no, ho chiuso la finestra per sbaglio. No, eccola. Mi idrato intanto. La domanda di Sig Poopy Butthole. Dipende, nel senso che si può tranquillamente prendere in considerazione, per esempio, Red Dead Redemption 2, che sotto alcuni punti di vista è il miglior gioco della generazione scorsa, fuori da ogni ragionevole dubbio, oppure spostarsi in un'altra prospettiva, perché in realtà Red Dead Redemption 2 come videogioco, piuttosto che come invece simulacro creativo e simulazione in qualche modo di un'ambientazione, può essere incredibilmente mediocre nella sua vecchiaia scheletrica, nel senso nel suo scheletro di gameplay è molto anziano e quindi può stuccare molti giocatori che quindi non si troverebbero d'accordo, per quanto rimanga uno dei migliori videogiochi della storia dell'uomo per molti motivi molto seri. Quindi uno potrebbe anche inserire persino un indie, un videogioco puro, qualcosa di più arcade. Ci sono tantissime cose da tenere in considerazione, per esempio insieme a considerare un avversario simile, un avversario valido, Breath of the Wild, ovviamente. Ma anche il discorso open world, non open world, è molto da talk show, ragazzi. È molto da talk show, non divaghiamo. Allora.
come che sfiga. Che figo! Che figata! Oh! Ah, ma ho la voce da adulto! Scusate, stavo leggendo la chat. Pirla. Mi servono i cuori. Mi servono un sacco. Ora dono al negozio, tanto dobbiamo... Ma che riprende di Cancer? O meglio, sì, lo capisco il perché, specialmente con il collegamento elettrico. Però... Vabbè, facciamo prima la cosa. Intanto andiamo qua. Aspettate. Non posso andarci, vero? Non posso andarci. Non posso andarci. Non posso andarci. Lo so, infatti. Cavolo. Cavolo. Eh no, il default che ho addosso è quello del teschio.
Il deful mi serve per aprire il mausoleo. No, non è del teschio. Lo saprò io se il deful che ho è del teschio. È la run che sto giocando. Dovrebbe esserci il black market. Ma se c'è Aim Error? Non lo so, ragazze. Non lo so. Butterei la run. Non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Mi ha danneggiato più in fretta o sbaglio? Mi ha danneggiato più in fretta o sbaglio? Penso che prenderò Cancer. Non lo so. Non lo so. Se prendi mezzo cuore dura meno. E qualcosa mi può aver fatto mezzo cuore? Non lo so. Niente angeli comunque. Ah, mamma sì! Ah, ok. E allora no, me lo tengo. Ok, me lo tengo allora. Andiamoci a prendere Chaos. È inutile prendere il negativo, tanto la carta la lascia. Io non so se funziona bene Chaos contro The Beast. Io lo userei contro la seconda fase di Dogma, onestamente. Che ne pensate? Che ne pensate di utilizzarla contro la seconda fase di Dogma? Mi sembra smart. Ok. Veramente difficile. Più 4 danni. Se era d'oro lo cambiavo. Non lo so, ragazzi, è difficile. Il mio regno per un gulp, esatto. Allora, facciamo il piano con i danni, vediamo come va.
Ne ho messi un sacco di trinket ormai, senza del boss, però sì, lo faccio. Ah, è vero, devo portare la... Devo portare comunque la Red Key, quindi Chaos non mi serve. Cioè, non posso usarlo, Chaos. Avete ragione. Non ci avevamo pensato prima. I danni si fanno sentire. Ah, l'avete spammato un po'. Non ci avevi pensato. I danni. I danni si fanno sentire. Non sarà il corno dorato, ma... Sovrasta, ragazzi. Sovrasta gli Invincibility Frame. Ragazzi, ragazzi, non sono sicuro che voi state facendo il calcolo giusto. Il corno dà più 4, questo dà più 3. E devo essere a 0 cariche, ho capito. Ma basta tenerselo per il boss. Cioè, mi aumenta anche il tears. Ho 9 volt. Ma e se lo uso il 9 volt? Ah, è vero, no, è vero. Ma che? E abbiamo 10 luck, sì, esatto.
I denti sono un multiplier di, credo, almeno 3. O 4. Era il 4. Ora sono pronto a trovare il vecchio amico, eh. Just get over it. No, non lui. Oh! Aia! 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 Dammi un cuore rosso. Ok, qui c'è la red key. Dov'è il gigante? No! Vabbè, sì, va bene, lo prendo. Non volevo uccidere la Nemesi, che ci farà fare un sacco di danno. Lo so che potrei usarla, ma ho paura, ho una paura bestia. Non mi ricordo se magari poi troviamo il piano giusto. Preferisco tenere... Cioè, sono ancora timoroso. So che ce ne sono altre, però... Almeno un'altra c'è. Paura di che hai lasciato 20 trinket. È vero. Beh. Ci potrebbe dare la possibilità di trovare la Nemesi, dai. La Nemesi è quel ciccino nero completamente opaco con gli occhi iniettati di sangue. Sapete, è vero che questa run dovrebbe insegnare a tutti i giocatori del mio motto e filosofia: non si fa R, vero? Cioè, lo sapete, vi ricordate com'è cominciata la run? Vi ricordate, vero? No, non ho ancora vinto, ovviamente. Ma ora la sconfitta è completamente in mano al giocatore e non alla run. E
Dite che l'attivo non aumenta. Dite che l'attivo non aumenta il. Oh! Meno uno a fortuna. Non cambia molto. You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. You are insane. You are taking this too far. Can't you hear how you sound? Pray for your salvation. Hey, with us. No, no, va bene così la treasure, ragazzi. Basta. Siamo sicuri che la Mom's Box non aumentava il multiplier? Aia. Porca miseria. Ah, hanno armor. Ah, hanno armor. Ok. Guardate quante vertebre abbiamo. Soldini da spendere. Thank you.
Non posso tenerla! Mi serve la Cracked Key! Ok. Ah, è vero, Experimental è solo positiva. È vero. Incubo con un sacco di armatura. Mamma mia, mai visto prima, mai spawnata prima quella cosa. Ok. Scattato un focus. L'hanno fatto per il boss, aspettate. Non ci sono abbastanza stanze per ricaricare tutto. Mi accontento. Focus, eh? Ok. Andrò in focus appena mi confermo di star facendo la cosa giusta per sbloccare il Tainted. Perché quello che devo fare è aprire lei. Non devo dormire. Qui non c'è niente. Cracked Key. Qui c'è la stanza. Devo usarla qua e basta, no? Hm.
Ok ragazzi, vado in focus. Grazie. No. Ok. Shielded Tears. Non devo usare le bombe, ho capito. No. Con calma, con calma. Sangue freddo. Strategia pulita. Che vista è un merdone. Mi piaceva l'idea delle bombe. Forse con il potenziamento Bomberman la croce colpisce anche a me. Beh, immagino che con Speed 2... Oh, guardami che carini!
distruggo prima le cose dietro di me. Poraccio. Shielded Tears alle spalle. Shielded Tears alle spalle. Pound of Flesh, ah, il mercante di Venezia. Fico. Fico. Vogliamo provare a sbloccarne un altro o andiamo di challenge? No, non voglio provare, Kane. Perché in quel caso si aprirebbero tutti i completion mark e non è il momento. Challenge? Davvero? Siete così presi? Cantripped. Ah, perché forse è con Tainted Caino e volete farmelo provare così. È un trucco, vero? Esatto, lo sapevo. Siete molto furbe. Siete molto furbe. Molto furbe. Ok, non capisco nulla. Se non gioco Tainted Cain non posso capire la challenge. Ok. Sì, potreste confondermi le... Potrei confondermi le idee. Potrei confondermi le idee, ragazzi. Un'altra volta. Non c'entra niente con il vero PG? Qual è la... Bisogna arrivare a mamma? Che succede se... What? Dura solo nella stanza. Mm.
carino. Carino. Oggetti schifosi, caccosi. Ma se devo solo arrivare a mamma ci vuole un secondo, no? A meno che non ci sia qualche altra trappolaccia. Il deck mi avrebbe aumentato uno slot, eh? Allora provare a raddoppiarlo non è stata una cattiva idea. Il sacco è quello dell'icona, vedete? È quello del... Beh, sta run la sto continuando, ma non l'ho proprio giocata adeguatamente. Questa era praticamente anche una cura, quindi volendo. Carina sta cosa. Cosa fica? Minchia, fatemi andare da mamma così, sono pronto. Non lo so. Bag of crafting. Quindi in questa challenge hai gli attivi, ma Tainted Cain può... Eccolo lo spoiler. Quindi tu fondi gli oggetti con Caino? Tu non hai visto nulla. Non pensarci, no, non ci penso. Io sto teorizzando, ovviamente. Non saprei. Tipo monetina più soul art, le metti nel sacco ed esce un Eternal Heart. Oppure una moneta più ricca. Oppure ci puoi mettere item pool, tipo
Abaddon più Godhead ed esce Big Bean. Gli oggetti valgono solo per la stanza, ma l'HP up me lo sono tenuto. Non posso tenermele, vero? Ma queste challenge sono interessantissime. Quindi devo solo riuscire ad arrivare a mamma così. Devo solo arrivare a mamma così. È come non consumare prima del matrimonio. Tanto trovare damage up per ogni stanza è praticamente impossibile. Bisogna avere la giusta concentrazione. Il rischio è proprio non essere mai potenti. Ecco, a legger voi sono rimasto... È The Purist, esatto! Ecco! Ho trovato anche un HP up. Alla fine sono pochissimi piani, eh. Non è il cuore di mamma, è mamma.
Però è bellissima. Cioè, il fatto è che ho trovato carte troppo buone, no? Non potevo prenderlo dopo. Quando? Cioè sì, dopo la... Sì, dopo intendi... Oh no. Sì, dopo le stanze, sì. Era meglio. Sono un pirla. Sto conservando gli oggetti e non ho conservato l'Eternal Heart. Uccidere questi. The Purist 2, ragazzi. Tutto sta a che boss troviamo là dentro. Ho perso. Era meglio bloat, porca miseria. Era meglio bloat. Usa tutto. Come usa tutto? È fragilissimo nella prima fase, poi. Ma abbiamo trovato una combo tutta sinergica. Per voi, eh? Cioè, lo sto facendo solo per voi. Se soffrite così tanto, boh, va bene. Ma strategicamente non lo farei mai. Cioè, nel senso, nello spirito dell'arcade non l'avreste visto. Quindi, giustamente, ora siamo... Ora siamo qui e... Questo non serve a niente contro mamma. Perché mi hai usato due volte la... Vabbè. Ho premuto una volta R1. Non ho la bomba.
Vorrei una monetina, però. Una coppia di monetine. Mamma mia, è davvero The Purist 2 praticamente. Beh, in effetti comunque utilizzare le carte ti permette di avere molta più varietà, diciamo. Lo capisco, lo capisco. E soprattutto puoi fare un sacco di HP up nel percorso. Scusate, ma non ce la facevo più. Mi aumento gli HP, mi faccio i danni, rifaccio il piano. A volte questo tipo di backseating non lo capisco, perché non mi sembra di star trovando, onestamente. Non ha senso rifare il piano. Ma scusate, non avrò un altro slot per gli oggetti? In una challenge che gira tutta intorno all'avere slot per gli oggetti. Niente male. Ottimo scambio di danni. Allora. Tech X comincio a non volerlo più, onestamente.
Ah, è vero, servono... Sì, togliamocela. Oh no! Ho letto che l'oggetto non serviva a tenerlo perché sinergizza solo con i cuori rossi e ho pensato... Beh, a questo punto libero lo slot. Ok. Perché il mio cuore continua a dirmi che se avessi giocato semplicemente con le carte che volevo io in standard difficulty purist sarei arrivato in, al fondo senza problemi. Allora. Diplopia... Con gli slot sarebbe stato più utile, ma in realtà... La sfida è mamma! È mamma! Ecco, sto a guardare voi. È mamma! Non capisco, nel senso... È mamma! Non può... Copium... Non saprei... Ah no, è Golden Touch. No, non mi serve più comprare la carta di Guppy adesso. Perché... Perché... Mi sono riempito gli... Mi sono quasi completamente riempito i... I Boneheart. Vabbè, lo Steam Sale non ci interessa davvero. The Mind?
Ah, lui non è Incubus? Non è quello che mi aumenta i danni se sto nella sua area? È quello che raddoppia le lacrime, lui? Ah, è quello che aumenta i danni. Ah, ok, allora ho fatto bene a tenerlo. Vedevo un paio di ragazzi stupiti. Magari avevo frainteso. Oh no! 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 Ah, ma è la carta! Forse è la mia carta. Parlavano della... Ok, non voglio fare gaff. Esatto, quello che ho nelle carte è... Ah, funziona. Challenge è come Picaran. Cioè, non puoi perdere ed è fighissima. Con sto danno in effetti avete ragione, non è così emozionante. Allora, chat, siete stati super coinvolti nel fare una giusta coalition, una coalizione per costringermi e convincermi a usare le carte, no? La rana è diventata più divertente immediatamente. La mia strategia non era quella, ma siamo intorno a un... cioè siete intorno al mio arcade, quindi a sto punto usiamole di più. Non lo so, ragazzi, è veramente molto difficile usare ste carte, ad essere onesto. No, che fai, Mike? Lo sapevo. Vabbè, dai, me le tirano addosso, avete ragione anche voi. Bellissima sta challenge. Ragazzi, ma che... Sì, ma infatti è vero, eh. Esatto, senza usare le carte stavo a 3 cuori, adesso ne ho 12 praticamente. Avete assolutamente ragione. Ai! Oh! Devo anche ringraziare tutti voi del supporto che sta avvenendo in diretta mentre io sono... Mi fa piacere che stia giocando, cioè questa è una delle partite in cui ho giocato più concentrato possibile. Ma infatti esatto, TechX completamente incombabile con Poptosis. Esatto.
Abaddon adesso non saprei che fa. Abaddon... Ammetto che mi ispira poco adesso. Ammetto che mi ispira poco. Ah, no, vabbè. Bene. Libra. No! No! Oh, che shock errore. Vi state divertendo, ragazzi. Non ho letto le vostre risposte perché non le ho viste molto bene. Non mi è sembrato avesse spammato più di tanto. Se vi sta facendo piacere la concentrazione. Faccio la power, Federico. 46 mesi. Edemoid. Garamandra. Mamma mia. Benvenuto. Welcome back. E welcome. Nella Covenant. Drishim Banule. Grazie. Ti assaggio always. 3 mesi. Grazie. Welcome back. Quel Davide. Pappa di pomodoro. Jupiter. Matteo Zic. Grazie. Deus Judo Stormy Ascent Allegos Vegeta. Emanuele Terumi Afuro Yanel Matteo Dona. Grazie. 5 mesi. Siete stupende. E ok. Lo so, avete ragione, non è Godhead, ci ho creduto per tipo 15 secondi, poi mi sono ricordato che Godhead è come Mind con i 3 colori, ci sono rimasto veramente male, però ci siamo divertiti con i prismi l'altro. Thank you.
Sarà che magari queste cose le potrei usare contro il boss, ma... Dai! È riuscito... Ah, no, fermo! Corri, 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 corri! Allora... Vabbè, l'arcade non ci interessa. E... andiamo a vedere. Not Keep, benvenuti, grazie. Grazie del raid. Grazie del raid di cuore. Ok. È fatta. Tinted, tinted, tinted! Carinissima sta challenge. Cioè, nel senso... è una di quelle imperdibili. Però molto carina. Aha! No, potrebbe togliermi una capi... Ah sì? Becca di questo. No! No! Maledizione. Concentrato Mike. Mi ha tenuto il danno. Mi ha tenuto il danno. Mi ha tenuto il danno. È diventata perdibile la run. È diventata perdibile. Cioè, ora di... Ti ringrazio dovere dopo, DQR. Grazie, Relance. Il fatto è che... Il fatto è che i damage up che ho usato non mi hanno mai mantenuto i danni. Sono sempre stati cancellati dopo una stanza. E allora perché? Perché il damage down è permanente? Ora siamo veramente dinanzi a una challenge. Esatto, perché conta come reroll. Esatto, esattamente. No.
Rotten Baby è... Adesso no. Sì, magari dopo con Proptosis. Babbo. La candela nera. Ah, non è quella blu, è vero. Non è quella blu. Giusto, 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 giusto. Ma ho proprio sbagliato completamente il piano, eh. No. Ci servono le bombe per il prossimo piano, perché... Devo fare danno con un cubo qui. Che faceva questo chiaccio? Questo non me lo ricordo. Questo non me lo ricordo, sapete? Ah, proprio Totti si è stato nerfato così tanto. Ma abbiamo proprio trovato sfortuna. Ah, crea dei portali con le lacrime. Uff, figuriamoci. Contro mamma però potrebbe essere molto utile. Ah, giusto, c'eravamo già stati. Ah, sì. Sì, 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 sì. Questo era carino, in realtà. L'eraser. È fattibilissima, ragazzi. La considererei semi vinta, to be fair. Però, che palle. Abaddon mi confonde. Va bene. Abaddon ancora mi confonde. Sono indecisissimo su Abaddon. Guardate i danni. Grazie. No, ti prego, sta stanza così con questi. Questo qua faceva una cosa figa, ma no, solo con i mob piccoli. Faceva un vero e proprio buco nero, vero? Faceva un centro gravitazionale. Idiotto! Stronzo. Tre, due, uno, go! Now I believe. Oh, grazie, ho preso un punto a danno. Ho preso un punto, eh. Abbiamo vinto la challenge. Abbiamo vinto la challenge. No! Era bellissimo se ce l'avessi fatto.
Scusa? Scusa, basta! Ma con quale velocità? Beh, quelle non sono cedole, sono... Aia, sono occhi. Mi aumenta le lacrime, no? Vabbè, ma... Oh! Ma... Ah, sono cellule. Grazie. Scusate l'umorismo di basso livello. È vero, se non avessi usato le carte non avrei mai ottenuto una vittoria così divertente. Ragazzi, grazie del supporto. In questo periodo in cui ovviamente Twitch sta implodendo su noi creator, per fortuna, ovviamente, vuol dire che il mondo si ricomincia a muovere. Però grazie, 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 grazie. A questo punto abbiamo avuto una doppia vittoria di gran gusto, di gran lusso. Guardate che bello che è il nostro. E ci vediamo domani. No, i miei Raging Goblin, siete 2000. Io parlo in generale anche di quello che non si vede, numeri che non si vedono, però siete meravigliosi ed è stupefacente, meraviglioso. Grazie. Domani mattina Eden. Domani mattina Eden, abbiamo 127 Eden tokens. Ora, permettetemi, ringraziandovi tutti generalmente, oltre al fatto che mi fa sempre piacere riuscire a leggervi, come appunto NotKeep che si reiscrive per 39 mesi, di fare un inchino di Q Relance, una coccola di buon auspicio per ringraziarti dell'intrattenimento che ci regali. È raro. Siete rari voi. Grazie, ma l'impegno che spero di potervi dimostrare è sempre trascendentale. Lo spero davvero. Grazie dell'investimento, del gigantesco dono che mi hai fatto. Grazie a tutti. E il piacere fu mio, come sempre. Allora, c'è Jabberwock.
step by step, nel senso che gli extra di Sekiro torneranno assolutamente, però El no sabe, no, no, Tainted Eden non ne ho idea. Buona serata ragazzi, Semper Fi. Ovviamente è ora di cena, se qualcuno vuole cenare ancora su Twitch guardandolo, vediamo se posso fare un pensiero a qualcuno. Un pensiero a qualcuno. Dovrei riuscire a esplorare di più. Perché ho talmente pochi mi piace su... Oh, Gravier è online. Devo mettere mi piace a Gravier. Se lo merita tantissimo. Ragazzi, il ragazzone che ci fa spesso i raid, lo ricambiamo. Buona pappa a tutte e alla prossima.